Non si può iniziare un nuovo programma, una prima puntata, senza una nube tutelare, un angelo custode, un maestro di cerimonia, lo chiamerei un gran visir del poliziesco, non so più come definirlo, l'ospite ideale sia nella vita che nella televisione. Lui si definisce in maniera molto modesta un impiegato della scrittura, per noi è un grande maestro, è con noi questa sera la prima puntata, Andrea Camilleri. Camilleri è sul divano per farsi intervistare. Purtroppo in studio c'è il divieto di fumare e chissà se lui si accontenterà di una sigaretta elettronica senza filtro. Benvenuta a The Show Must Go Off, Andrea Camilleri. Hai visto che divano? Bella. Senti, mi avvicino perché è molto grande. Devo ringraziare la famiglia Terenzio di Catania che ce l'ha inviato perché ci mandano i divani. Questo era un divano usato. Un divano siciliano, come lo trovi? Lo riconosco come siciliano, sì. Peccato che non c'è il portacenere. No. Io sono molto felice quando ti ho chiamato, ho detto non posso iniziare un nuovo programma senza di te, sei la più bella intervista della mia vita e anche perché tu sei un grande maestro di televisione. Noi ci siamo buttati così come dei pazzi e abbiamo deciso di andare in onda il sabato sera, in un'Italia dove il sabato sera... Le carte sera... regola col balletto, ho visto... intanto ti volevo chiedere, cioè, hai qualcosa da eccepire, balletto? No, nulla da eccepire. Vestitino, orchestra? Salvo forse la presenza di Vergazzolo, però insomma quello proprio... Quello non... si può sorvolare. È una eredità del precedente governo. Ecco, purtroppo ne abbiamo da smaltire l'eredità. Allora, c'erano, tu sei stato grande produttore di Tutti i Maigret, il Tenente Sheridan, stiamo parlando dell'epoca degli Studio 1 con le Kessler, sia quella televisione che... Alle Kessler facciamo così. Chapeau. Ma l'hai conosciuto tu? Chi? Kessler. Kessler sì, ma devo dire era una... Vabbè, sul passato dovevo dire sempre cose... Però comunque quei sabati erano dei signori sabati doc... Anzitutto c'era questa rivista che aveva due grandi personaggi. Uno era un producer che era Guidino Sacerdote che si girava il mondo alla ricerca di numeri e di cose. E l'altro era un grande regista, lasciatemelo dire, un grande maestro vero di televisione che era Antonello Falqui. Insomma, di una eleganza straordinaria. Maestro indiscusso per noi. C'era anche una televisione che monopolizzava, nel senso che certo. C'era un canale solo, era anche più facile, però non si poteva uscire di casa, il cinema era in crisi. No, il cinema era... Allora come risolsero le sale cinematografiche? Mettendo due grandi televisori ai lati dello schermo cinematografico. Non scherzo. C'erano due televisori ai lati dello schermo? Sì, e prima che iniziasse lo spettacolo cinematografico, gli spettatori del cinema si vedevano in televisione, a cinema, il Maigret, metti conto, oppure i quiz, che erano seguitissimi i primi quiz di Allegria, di Mike Buongiorno. Ecco, erano seguitissimi. E quindi l'unico modo per invogliare gli spettatori andare a cinema era quello di dargli la televisione. Si potrebbe riproporre cinema. In un momento di crisi. Si potrebbe riproporre. Ma i quiz, tu eri poi ferratissimo nei quiz. Ero? Tu eri ferratissimo, sapevi tutte le risposte. No, perché mi capitò, no, quella sera del Trionfo. Intanto al cinema Adriano c'era di Buongiorno, no? E stava rivolgendo questa domanda, io facevo intanto permesso, sai? Ma stavi entrando? Stavo entrando e diceva, chi è l'autore della poesia è alto sulle ali, non sa più nulla, il primo caduto sulla spiaggia normanna?
E io dissi Vittorio Sereni, certo. E tutto il cinema si voltò a guardare. Ma forte! Perché eri molto amante di Vittorio Sereni o molto fortunato? No, ero molto amante della poesia, poi la poesia mi ha lasciato, ma mi ha preso la prosa. Tu amante della poesia, ma anche delle donne, adesso non so se tua moglie che dietro le quinte. No, nel senso che so tante storie, adesso ne voglio raccontare, però tu sei stato, siccome sei di un carattere molto... tranquillo, mediatore è vero, diplomatico. Era adoperato per i rapporti esterni dall'ufficio di censura, ecco. Cioè mi mandavano a parlare a sì. E hai avuto dei casi delicati? Beh, diciamo almeno due, tutte e due con ballerine. La prima mi capitò con Zizi Jammer. Zizi Jammer, non so se i più giovani, io siccome speravo tu raccontassi questo aneddoto, mi ero anche fornita di una foto per ricordare più giovani, che Zizi Jammer è una donna bellissima che usava diciamo la calzamaglia, la parte diciamo per le gambe e il bacino, e poi aveva un maglione che le arrivava fino a un certo livello. Non c'era la gonna, insomma. Non c'aveva la gonna, però era per l'epoca, donna, diciamo, non era proprio... Era una donna di un'eleganza straordinaria, francese. Proprio, eccetera. E un giorno l'ufficio censura ricevette una telefonata Vaticano Monsignoresca. Ah, perché lo Stato estero chiamava, cioè... Era lo Stato estero. Avevi dei rapporti con gli Stati esteri. Per cui era un diplomatico. Certo. Dice, bisognerebbe allungare la... Come? Bisognerebbe allungare di qualche dito la maglia. Della signora Jammer. Allora io, che dovevo parlare con lei in francese, mi scrissi la frase, prima io parlavo in francese, però era bene andare sicuri. Insomma, mi scrissi, mi ripassai. Mademoiselle Jammer. S'il vous plaît. Allora, e glielo dissi, lei era una gran signora. Immagini te che vai nel camerino, toc toc, dico, no, mi sono presentato, certo. Sono un funzionario della direzione, le spiegai. Abbiamo ricevuto la richiesta, se lei può gentilmente allungare, sorrise, disse va bene, gran nessun donna. Problema, grandissima signora, avrei baciato le mani proprio. Per e così. Allungò di due dita, andò in onda, trun, trin trin, telefonata vaticanesca monsignoresca, e bisognerebbe farla allungare di più. E perché, monsignore? E perché la signora alza le braccia. E come si faceva a impedire a una ballerina di alzare le braccia? Cioè, doveva stare immobile. Ci rifiutammo. Perché tu tanti di questi casi, perché anche lì c'era Abby Lane, Xavier Cugat, che era un'altra... Gran donna dell'epoca, aveva dei problemi anche lì. Abilene, come dicevano a Roma. Abilene. E Xavier Cugat. E allora lei ballava il cia-cia-cia e bisognava riprenderla sempre frontalmente. Perché? Era l'ordine. E perché non doveva mostrare il lato B. Perché aveva un lato B che si muoveva meravigliosamente, devo dire, ma cadeva sotto l'aspetto censore. Vedete come la cultura... passa attraverso tutti attraverso questi... Attraverso cosa? Dillo, abbi il coraggio. Anche il lato B. Attraverso anche il lato B. Tu ci insegni, è vero. No, tra l'altro tu hai lavorato anche molto con Edoardo. Una cosa che mi ha colpito, che tu citi sempre, che Edoardo ti diceva, tu hai fatto tutto il teatro, in televisione, diceva la televisione ha un occhio solo. Com'è questa cosa? La televisione, ne diceva tante sulla televisione, Edoardo. La prima volta lavorò in televisione, e andò a lamentarsi, non a Roma, a Napoli, andò a lamentarsi col direttore del centro di produzione, dicendo sto regista non mi sembra tanto capace. E tu dissi, ma ha scritto un libro sulla televisione? L'ha scritto ma non l'ha letto, disse Edoardo. Ecco, questa fu il primo. No, non era io. Poi, sempre una volta, il telefonare disse, pronto, chi parla? La televisione, vi passo il frigorifero.
Cioè, Edoardo ci aveva questa sorta di ricordo. Io volevo così farti parlare un po' di questi momenti che adesso ci sembrano molto naif, però perché giocando al sabato sera, quello che stiamo un po' facendo, ci è venuto anche in mente che è come se questo sabato sera non ci fosse più, come ci fosse solo un lunedì adesso. La sensazione di non essere un po' schiacciati sul presente, di avere un momento... Non è sbagliato. Mi auguro che il tuo programma contribuisca a far tornare i sabati. Come quelli di una volta. Insomma, una volta i sabati erano sabati. Ma anche perché tu ultimamente... Lo diceva anche la canzone, no? È un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. Il peggio sembra essere passato. Ma perché vedi, anche la canzone ha i suoi anni, anche allora c'era un peggio. Oggi... Cioè, dire, si vede che noi in Italia abbiamo la specialità di avere un peggio sempre nuovo e diverso. Allora, senti Andrea, ma il peggio sembra essere passato anche oggi, no? Peggio, allora, un certo peggio è sicuramente passato. Mettilo da parte. Un certo peggio ci auguriamo che stia per passando, come diceva mia figlia quando era piccola. Per passando è interessante. È interessante come forma verbale. Speriamo che stia per passando. Perché tu su questi tempi hai scritto delle cose anche molto interessanti sul come se noi vivessimo in una guerra che non conosciamo. Questo l'ho scritto sul Sole 24 Ore, cioè che è un giornale economico e quindi era interessato a questa faccenda. Cioè io sono convinto che quello che noi stiamo vivendo in questi giorni è una guerra, ma autentica, cioè è la prima nuova forma di guerra del 2000. Una volta la guerra si faceva con le bombe, arrivavano gli aerei, bombardavano, distruggevano le case, quelli sparano, ammazzano. Non si fanno più morti, si continua sempre in Afghanistan, quello va bene. Ma diciamo nei paesi civilizzati, va? Tra virgolette? Ecco, tra virgolette sempre, perché poi si fa più pipì sui cadaveri e ci si mette come cosa di civiltà. Lasciamo perdere. E allora... Niente bombe, ma? Ma la speculazione. La speculazione finanziaria, per cui è una guerra che noi stiamo combattendo. Guardate, la Grecia è caduta, se non è caduta poco ci manca. Madonna, la linea di resistenza ora è l'Italia. Se crolla l'Italia se ne viene dietro l'Europa. Forza Italia. Allora, non un altro tipo. No, cioè... Allora... Però effettivamente noi ogni mattina leggiamo questi bollettini, lo spread. Non ne capiamo niente, un'ansia. Però con la stessa ansia dei bollettini di guerra ad una volta. Cioè, come ci va stavolta? E questo è il tipo di guerra. Distrugge una nazione, la riduce alla povertà, come se fosse stata una guerra guerreggiata. Io sono di questa opinione. Questo scenario è terribile anche perché probabilmente diciamo che noi combattiamo questa guerra con armi tradizionali economico-finanziarie, mentre questi avventurieri hanno altro tipo. Non so, non puoi combattere una guerra tradizionale con imboscate, cose, eccetera. Vabbè, comunque stanno cercando di difendersi e qualche risultato lo stanno ottenendo. Questo governo sinceramente lo sta ottenendo a costo di sacrifici seri. Questo bisogna dirlo. Tu hai citato una cosa di Petrolini che mi ha colpito. No, io Petrolini diceva che... A proposito anche di questi sacrifici. Certo, che diceva Petrolini, diceva i soldi bisogna andarli a cercare tra i poveri. Ne hanno pochi, ma sono tanti. E allora molto spesso i governi
li vanno a cercare tra i poveri i soldi. Ecco, invece questo pare che le voglia cercare anche fra i ricchi. Pare, vediamo. No? Pare, perché... La signora ha detto pare. Pare, perché per esempio... Questa si attacca a delle speranze. So di urtare qualcuno. Oddio, urtiamo subito, però, dai. Però diciamo che a me Cortina è piaciuta. Tanto per... Come cittadina turistica... Come cittadina, salutiamo l'ente cioè, turismo. Quella che si chiama una ridente cittadina, che forse oggi ride un po' di meno, però voglio dire, ridono di più un po' noi. Ma io penso poi che tutti gli abitanti di Cortina. Abitanti che di Cortina non c'entra. Gli abitanti di no, Cortina non c'entra. I negozianti sono strafelici perché poi gli evasori sono no, un po' dappertutto. È un esempio che è stato dato, significa che lo Stato finalmente c'è la volontà politica che prima mancava di perseguire chi ci ruba il denaro, non solo ce lo ruba allo Stato, ma pretende anche di usufruire dei benefici che lo Stato dà a tutti quelli che pagano le tasse. Senti, come possiamo, perché io mi attacco sempre a te nei momenti di difficoltà, no? Ci verrebbe un po' di pessimismo, specialmente ai giovani, che insomma, come si girano, appunto, bollettino di guerra. Non so che tu hai in fondo sempre un ottimismo sotto sì, sotto, che io tiri fuori nei momenti quelli più... Proprio perché ho molto amato Gramsci, mi posso permettere di dire che insomma ci vuole... L'ottimismo della ragione. Gramsci diceva il pessimismo. Gramsci diceva il pessimismo della ragione. Io dico, si può modificare, si può trattare. Si può trattare. Si può trattare dicendo un ottimismo ragionato. Ecco, è già trattata la cosa. E vorrei a proposito che questo governo... Sentiamo, proposta di Andrea Camilleri. Vorrei che questo governo facesse, ci ragionasse, avesse meno improntitudine, posso dirlo... Cioè, per esempio, c'è un verbo siciliano che dice smurritiare, andare, smurritiare, andare a rigirare una cosa che stava bene. L'articolo 18, perché dobbiamo sempre tornarci sopra, a me lo spiegavo, sì, a smurritiarlo. Appena uno sente licenziamenti facilitati, a me mi vengono i brividi, perché uno Stato dovrebbe ovviamente cercare di evitarli. A meno che questi licenziamenti non siano contestualmente carta alla mano, il produttore, l'impresario, l'industriale non dimostri di aver assunto un giovane contestualmente. Allora può licenziare. Interessante. Ma io non mi fido se prima licenzia e poi assumerà. Ecco, allora non smurritiamo, l'altra volta ci ha insegnato tabasiare. Tabasiare, stavolta non smurritiamo. Non smurritiamo. Senti, tutti ti devo fare i complimenti per... hai avuto una laurea meravigliosa. Ti hanno, a Dublino. A Dublino, scusate, è un festeggiamento a dicembre, una cosa molto importante, una famosa laurea in letteratura, perché lui è stato, Camilleri, uno dei primi, il primo che ha portato Samuel Beckett, per esempio, In Italia, no? E quindi è una cerimonia sontuosa, importante, nell'università del... Sì, tutto parato, sembrava tutto. Io ritratto. No, so, questa è la bellezza per capire appunto anche la gioia di vivere, che ci vuole un po' di ironia. Una delle cose, dei momenti più importanti della vita di Andrea Camilleri, perché insomma è un onore incredibile, è venuta tua moglie, no? Si è sganasciata dalle risate. Appena sono entrato in pompa magna con tutto il senato accademico, lei mi ha visto come il ritratto, no, di Rubens, cioè con un cappello. Ma che tutto c'avevi, una cosa? Una tonaca, una cosa, tutta... Ma c'avevi un cappello a feluga, mi ha detto tuo moglie. È stato, ma stava male dalle risate. E mi ha detto, proprio perché eravamo... Non ridevo così dai tempi di Beckett. Io l'ho fatto nel 58, Beckett, figurati. Ancora rideva quando me l'ha raccontato, lo trovavo un episodio bellissimo, per dire no, che comunque un senso di humor ci salva. Ma anche. Se lo ti puoi suicidare. Esatto. Purtroppo non tutti ce l'hanno come dote naturale, qualcuno... No, è inutile, volevo dire... A chi lo devi? Lo eccolo! Salve, buongiorno, intanto Camilleri, mi scusi, ma lei... Ho sentito che ha detto che io non ho le carte in regola. Sono stato frainteso. Con tutti e due di picche che ho preso. Sono stato frainteso. Oh.
scusate, no. Mentisce. Ah, diciamo, con tutti e due di picche che mi ha dato il balletto. Senta, però, siccome è ancora qua, sul divano Guadagnini, diciamo che è un po' come il vizio di fumare, non riesce a smettere lei di tornare qua da noi. Insomma. Beh, sì, c'è un liaison. Tra voi? Beh, visto dall'inizio che sta baciando un sacco di gente, anche dei video, dei filmati, però posso dire una cosa, c'è una mail per il maestro, posso dire che è arrivata? Allora, Monti ha dichiarato adesso che vuole cambiare la RAI in tempi brevi ed evitare un commissario. Lei è preoccupato perché Montalbano con questa storia commissario possa avere qualche problema? Non c'è dubbio, spero che Montalbano si dia alla fuga, perché credo che sia uno dei compiti più difficili. Allora, potrebbe essere non male Montalbano commissario alla RAI, però... No, lasciamo perdere. Mandiamo la pubblicità un attimo e poi continuiamo adesso questo gesto, non l'ho capito. Poi adesso torniamo subito. Ah, perfetto. Poi c'è anche purtroppo qualche domanda. Ce n'ho 40.000. Come 40.000? Facciamo notte qua. Bentornati a The Show Must Go On. Siamo qui con Andrea Camilleri, un grande onore. Gesto di mettere in mezzo. Lo metto in mezzo. Pensavo di levare un po' di roba invece. Se lo bevono Montalbano. Guai se mi mette in mezzo. C'ho le domande da prima serata, va bene? Sentiamo, vediamo. Allora. Camilleri, sotto osservazione. Camilleri, nel 54 vinse un concorso in Rai, ma non fu assunto perché comunista. Lei che è tanto intelligente, com'è che non le venne in mente di provare con la 7? Per scappata magari non c'è. Perché allora esisteva il comunismo ma non la 7. Adesso non c'è il comunismo adesso, ma c'è non la c'è sette. Il comunismo, chissà se è una bella cosa, sette. Non lo so. Andiamo avanti. Lei sforna libri a raffica. È vero che il suo peggiore incubo è che nella stampante le finisca il toner, tutto l'inchiostro? È vero. Vedi che c'ha ragione? Questo è perfettamente vero. È brutto quando finisce. È brutto quando finisce il toner. Sì, allora mi muovo con cautela. Quando intorno... ho passato un po' di tempo, stampo una pagina a volta e guardo se è stampata pensando bene. Pensando che duri di più. Ma no, io non l'ho mai chiamato toner, perché mi sembra il nome di uno sciatore altoatesino. Io pensavo un pesce. No, lo chiamo Giuseppe, infatti lo sanno. Lo chiama Giuseppe e siamo così. Senta, ti faccio una domanda classica. Qual è la ricetta giusta per scrivere un bestseller? Tenga presente che Benedetta Parodi mi ha già risposto mezze maniche con salsicce e funghi. Perché queste sono... La ricetta per scrivere un bestseller è 10 grammi di erotismo. Oh, e quello mi manca già. 2 litri di sangue. Un empito di passione. E quello pure te manca. Un soffio d'aglio che non fa sempre... E quello ce l'aveva lei, si è sentito da qua. Ecco. Mischiare bene tutto. E servire caldo. Fantastico. Senta, adesso parliamo anche... È bella questa qua della pozione, è anche un po' strega, un po' Amelia. Senta, parliamo del diavolo certamente. 666 sono i numeri del diavolo. Ma lei lo sa che ho conosciuto delle discrete diavolesse anche all'144? No, ma che non scusate. Veramente. No, ma l'144 non è il telefono, è il numero del camerino della Dandini. Cioè l'144 è il suo camerino, c'è scritto così davanti. Senta, però sento che avete parlato, che ha preso le lauree in giro. Cioè, lei ha varie lauree honoris causa, letterature straniere, psicologia applicata, filologia moderna. Non si vergogna del fatto che abbiano regalato più titoli di studio a lei che al Trotta? Questo sì, me ne vergogno profondamente. Ha fatto banco lei. Ha fatto quel lavoro là. Come si chiama? Francamente spero che mi lasci qualche laurea, qualche spazio per il Trotta. Lo lascio al Trotta. Questo è il primo pesce senza fosforo. Sempre che superi la terza liceo, l'ha superata? No, l'ha superata. Sì, so che ha preso una bella rincorsa e quindi l'ha fatto. Senta, una domanda seria. Lei scrisse il primo uomo che fece due buchi in un uovo di dinosauro e lo beve e fece cultura. Sa che quando l'ha sentito in TV a Piero Angela gli è partito un embolo? Può anche prendersi la facoltà di non rispondere. Non rispondo. Mi appello al quinto emendamento. Ok, ora faccio un'inconclusione e ci siamo. Parliamo del suo rapporto con i libri digitalizzati. È vero che nel tentativo di fare un'orecchia segna pagina una volta ha distrutto un iPad? Dunque, l'iPad mi è stato regalato. Ah, vedi. E non leggo i libri attraverso l'iPad. Perché? Guardo solo le... Perché è troppo luminoso, mi fa male agli occhi. Guardo le immagini. Una cosa che io mi chiedo, ma mi vedo i film. Sì, io non riesco a girare la figura che è già finito. No, ma dico, ha letto...
come si fa? È duro, ha letto, se non c'è il libro quello... Ma il libro è caldo, il libro dopo un po', tu libro ti piace caldo. Avere... Anche a me. Avere una cosa calda. Oh, benissimo. Leggetevi un rene, qualcosa, una cosa... Oh. Siamo per il libro caldo, avere qualcosa caldo. Di caldo a letto. Con questo credo che sia... Salutiamo, abbiamo capito tutto. Viva la borsa dell'acqua calda, viva la borsa dell'acqua calda. Grazie. Grazie. Salutiamo, ringraziamo. Ciao. Grazie. Ciao, ringraziamo. Che fai che mi baci a me? Scusa. Ho sbagliato. Arrivederci. Grazie. Salutatevi bene.